City Report. Qui abbiamo il chiaro esempio di quello che non si deve fare, un impianto che dovrebbe essere a norma, perché siamo in case comunque del comune, quindi appalti fatti dal comune, e questo è il risultato. Impianti non a norma, tra l'altro anche pericolosi, con fili che escono da fuori. Qui siamo nelle cantine, come vedete, via Tofano, Milano, come Venezia, ci abbiamo le pedane nelle cantine. Anzi, qua c'è ancora l'acqua, guardate qua. Tutto questo perché? Perché a quanto ci hanno detto i cittadini c'è una perdita d'acqua e questi sono i risultati. E anche qui, questa perdita d'acqua da quanto tempo ce l'hanno? Adesso lo chiederemo a chi abita qui. Comunque non è decorosa questa situazione qui. Abbiamo iniziato dei lavori e cerchiamo un attimino di sistemare, no? Vieni Corinne, vieni. Sì. Sulla pedana tutte e due, come a Venezia, non è una gondola, eh? Da quanto tempo è che c'è sta perdita d'acqua, che addirittura hanno messo giù le pedane? 3 anni e anche di più. 3 anni? Sì. Non aggiungo altro, 3 anni con una perdita d'acqua. Ma l'acqua diventa molto più alta di così o...? No, adesso così arriva Arriva fino là. Cioè riempie praticamente una parte del corridoio. Sì. Adesso vi faremo vedere anche il corridoio. Fortunatamente non mi sono messo lo scafandro, non abbiamo il salvagente, questa volta ce la salviamo, perché qui mi sa che le pedane non bastano. Comunque, tra l'altro mi dicevi che con tutta questa acqua eccetera, che cosa ci hai trovato qua sotto? Topi, pantegane, di tutto e di più. Va bene, andiamo avanti. Siamo saliti dei box, in questo caso siamo alla luce del sole, siamo al pian terreno. Qua vedete che ci sono anche un po' di immondizia buttata così, vabbè, ma quella è un'altra situazione. Torniamo sulla questione veicoli, motoveicoli in sosta dentro le case popolari. Guardate questi scooter, ne avevamo già segnalati 2 anni fa e anche questi, mi sa che parliamo di questioni di più di 5 o 10 anni da quanto ci dicono, sono ancora tutti qua. Questo non ci sembra neanche un lavoro dispendioso, venire a portare via queste cose, ma ne parleremo poi con i diretti interessati che ci faranno un po' sapere. Tra l'altro è chiusa a chiave, quindi non è qualcuno da fuori, molto probabilmente. Ecco, e queste torniamo a un'altra situazione, la sicurezza nelle case popolari. Cioè, è possibile che non ci sono le telecamere anche qui dentro a controllare le varie situazioni? Dopo tutto quello che sta succedendo, trovo una macchina con un macete sotto, trovo questo, trovo quell'altro, piazzarci 2 telecamere, dobbiamo avere un poliziotto in ogni palazzo, non lo so, dateci voi una risposta. Sono Martino e vi faccio notare una cosa sullo scolo dell'acqua, vi faccio notare che praticamente cioè abbiamo il portavia che sono praticamente otturato quasi. E qui quando piove l'acqua viene praticamente, si allaga fino all'ingresso e ci vuole la canoa. Doveva in realtà essere aperto, trovato le tubature o al limite sturata. Un'altra problematica che c'è riguarda lo scivolo che dovrebbe essere utilizzato per le persone in carrozzina o dei passeggini e che c'ha una pendenza assurda, quindi non c'è un sistema di sfogo, non c'è niente, o gli si fa noi, che a questo punto sarebbe la cosa migliore, tutto non si può avere dal comune e dovremmo essere anche noi cittadini, noi utenza a farlo. Vi stiamo facendo vedere altre situazioni all'interno dei cortili, non siamo andati questa volta nelle case perché le case in buona parte sono anche messe bene, quelle che sono state assegnate
quelle non assegnate chiaramente le abbiamo già segnalate. Guardate qui, c'è pattumiera buttata fuori, tutte queste motociclette che avete visto, alcune secondo me potrebbero anche prendere valore per qualche collezionista, ma comunque non devono stare abbandonate, senza assicurazione, senza nessuno che se ne cura degli eventuali danni che possono fare all'interno di una proprietà comunale. Quindi anche qui il famoso servizio rimozione di cui tanto si è parlato, utilissimo, buonissima idea, però a vedere qui mi sa che non funziona tanto né con le macchine né con le moto. Queste sono le panchine, quelle che vedete inquadrate, sempre di via Tofano, che sono un po' messe meglio rispetto a quelle che vengono messe a fuoco in piazzale Selinunte nei quartieri Haller. Certo che però questa è interna allo stabile, anche qui direbbe qualcosa sulla sicurezza, la manutenzione. Guardate anche questa. Questa è così da una vita. Cioè, vi ricordo che qui noi stiamo facendo vedere quello che succede, quello che si trova. Attenzione, poi le valutazioni sono mie personali, delle persone questa che vengono fuori. Però queste sono interne negli stabili MM. Non è che vogliamo difendere Haller, chiaramente, però stabile MM interna, insomma, vederle smontate, distrutte così. Sapete che in piazza delle Selinunte l'abbiamo ripresa, li mettono a fuoco, però sono in mezzo alla strada. È pericoloso per i bambini. Ma ecco, quello che ti voglio chiedere, no? Perché oggi stiamo facendo una puntata, forse un po' che non ci vedevamo, un po' diversa dal solito, cioè stiamo facendo una constatazione delle cose, non vogliamo aggredire, attaccare nessuno, però all'interno di uno stabile ci sarà un responsabile? È possibile che se dei bambini vengono a giocare devono trovarsi delle panchine del genere? Ci sono anche giochi per i bambini qua. Al di là che mancano anche i giochi bambini. E vi dico, anche le altre panchine non sono conciate meglio, ma queste, ragazzi, cioè, sono veramente obrobiose. Scandalo. Ma andiamo a chiudere facendovi vedere invece un'altra cosa. Vedrete magari, grazie alle immagini di Paolo, il prima e il dopo. Le famose torri che avevamo visto, che erano piene di masserizie, c'era gente che di notte si insinuava dentro. In questo caso possiamo dire che MM ha iniziato i lavori, almeno troviamo un cantiere. Vedete che mancano le costruzioni, quindi sono state buttate giù. Tutto molto veloce, nonostante il periodo Covid. Speriamo che i lavori siano fatti con criterio da buon padre di famiglia, di non dover tornare Aurelio magari per qualche altra problematica. Speriamo, speriamo. Per il dopo costruzione. E direi che possiamo anche chiuderla qua. Tullio Trapasso, Aurelio Miranda, la nostra amica Corina, Martino, che è la prima volta che sentite la sua voce, ma l'avete visto che è molto preparato. Vieni più qui perché sennò non ti vedono. E prossimamente... Hai qualcosa da dire ancora che stiamo chiudendo? Sì, allora prossimamente, oltre a queste immagini, vedrete le immagini delle torri mentre le butta giù, perché ci abbiamo delle foto, un ricordo che abbiamo fatto la prima. Perfetto. Quindi avremo le torri su, le torri giù che sono state riprese da loro nel mentre noi andavamo in altre situazioni anche lì, esatto. Milano, grande città, ciao Sindaco Sala. E chiudiamo qui la puntata di City Report, un saluto a tutti gli amici che sono intervenuti con noi, Aurelio Miranda, la Corina, Martino, Paolo Rusconi dietro la camera. Buona serata. Un saluto anche a tutto il Municipio 7, non ci siamo ancora visti ma penso che ci vedremo presto, viste le situazioni, alla prossima. City Report.